Libro l'ho appena finito di leggere, quindi le mie opinioni sono molto a caldo, però ci tenevo a fare un video, una recensione singola che sarà molto breve, ma spero anche concisa, spero che vi aiuti a capire di cosa parla questo libro, cos'è questo libro. Questo è un autore che io non avevo ancora mai letto, Giorgio Manganelli, e il libro è La palude definitiva. Un autore che non avevo ancora mai letto e che mi confondevo sempre con Morselli, senza motivo, non c'è alcuna motivazione, però se vi ricordate la reading vlog su Distipazio HG, che ormai fece un anno fa, non so perché all'inizio ero convinto che fosse scritto da Manganelli. L'unica cosa che hanno in comune questi due autori è la M a iniziale del cognome, probabilmente la capacità di scrivere grandi libri, ma c'è qualcosina in più, nel senso che ho notato delle similitudini tra Distipazio HG e La palude definitiva, che è il libro di cui parleremo oggi. Questo è l'ultimo libro che ha scritto Manganelli, anche Distipazio HG è l'ultimo libro che ha scritto Morselli, quindi sono due libri scritti in punto di morte, tra virgolette. La palude definitiva è un libro particolarissimo, così come lo è Distipazio HG. È sì l'ultima opera di Manganelli, a cui mancava ancora un'ultima revisione, a cui mancava anche un titolo, poi viene adottato questo La palude definitiva, che in realtà è un titolo secondo me molto attinente a quello che è il libro, ma sarei stato curioso di scoprire quale titolo gli avrebbe dato Manganelli. Eppure è un libro che è difficilmente revisionabile ancora, cioè davvero ci doveva essere ancora un'ultima revisione prima di poter concludere questo libro. E è assurdo, ed è un libro che, scritto in punto di morte, sembra far risuonare qualcosa di ulteriore, cioè una visione in extremis, una visione estrema di quello che un possibile scenario post mortem. È molto interessante la descrizione che viene fatta da Manganelli. Conto di farci un video più approfondito su questo autore quando appunto lo approfondirò di più, perché questo, come ho detto, è stato il primo libro che ho letto suo. Ho preso un po' a caso, l'avevo visto su Instagram e mi aveva subito incuriosito, mi sembrava essere in linea con i miei gusti, e infatti lo era assolutamente, totalmente, molto più di quanto mi aspettassi. Mi spiace averlo preso in biblioteca, perché questo è un libro che avrei voluto sottolineare moltissimo. Ma di cosa parla? Cerchiamo di capire un po' com'è questo La palude definitiva, perché è un libro estremamente particolare, un libro di 120 pagine, molto breve, un po' come lo era appunto anche Distipazio HG, ed è un libro che ci racconta di un uomo che fugge da questa città, da questa città in cui viveva precedentemente, per una colpa innominabile, una colpa che non sapremo mai, una colpa blasfema quasi. Quindi lui fugge, si trova in una cittadina, queste sono proprio le prime pagine, un vecchio gli dice, arriva alla palude, al centro della palude c'è una casa, quella diventerà la tua dimora. A un certo punto lui giungerà in questa palude, proprio sempre nelle primissime pagine, giungerà in questa palude e in questa casa, che diventerà appunto la sua fortezza, la sua dimora, la sua nave. Non vi dico nient'altro di quello che succede, anche perché in realtà in questo libro non è che succeda moltissimo. Mi ha ricordato un po' di Distipazio HG, proprio per questo clima, diciamo, post-apocalittico. In Distipazio HG c'è un uomo che decide di togliersi la vita e si ritrova in un mondo, sempre lo stesso mondo, ma che è privato di tutti gli altri esseri umani, è l'ultimo uomo sulla faccia della Terra. E quella sembra una visione anch'essa post-mortem, o comunque una visione poco prima della morte magari. Una visione di un uomo che voleva togliersi la vita e che si ritrova nel suo desiderio, diciamo così, no? Nel desiderio di essere solo, solo per sempre, solo per l'eternità, condannato a una solitudine eterna, insomma, finché non giungerà la morte. Ci sono tante chiavi di lettura, tanti livelli di interpretazione di quell'opera estremamente complicata e molto filosofica, che vi consiglio assolutamente di leggere. Ma La palude definitiva, questo libro qui, non è da meno. Anche questo libro è estremamente particolare, e anche in questo libro La palude definitiva rappresenta una sorta di stato pre-morte o post-mortem, come ho detto, una visione post-apocalittica di quella che potrebbe essere il mondo dopo la morte, non lo so, una visione di un uomo che è veramente in procinto della morte. È rappresentato un vero e proprio inferno, ma un inferno che, a differenza di Distipazio HG, è molto più naturale, ok? Ma anche in Distipazio HG c'è un discorso molto sulla natura, proprio perché con l'assenza dell'uomo la natura si riprende i suoi spazi, gli animali, le piante, eccetera, si riprendono i loro spazi. Nella palude già la natura ha i suoi spazi, subentra però l'uomo. C'è un discorso
sull'ecosistema, sull'ecologia, molto interessante in entrambi i libri, forse molto di più nella Parodia Definitiva, che al di là di quello che poi può rappresentare un inferno, un paradiso, una visione post-morte, una visione pre-morte, un luogo, non lo so, qualsiasi cosa che vi venga in mente leggendo questo libro, è assolutamente uno stato sì d'animo, ma è anche un universo a sé stante che ha delle sue leggi incomprensibili dall'uomo, ma estremamente affascinanti, soprattutto nel modo in cui sono descritte, ed è un luogo soprattutto immateriale, un luogo astratto, un luogo difficile perché non tangibile, è un luogo che Mangarelli realizza con delle descrizioni straordinarie, con delle pennellate pazzesche. Se amate le descrizioni nei libri, questo libro è imprescindibile, è una sorta di dizionario vero e proprio. La lingua di Manganelli è qualcosa di incredibile, è qualcosa da cui veramente attingere per riuscire anche noi a poter fare delle descrizioni anche un centesimo belle come quelle di Manganelli. È un luogo assurdo quello della palude, descritto in modo estremo e estremamente affascinante. La scrittura di Manganelli è una scrittura magmatica, una scrittura che riesce a essere perfettamente coesa poi con la cornice narrativa, con quello che vuole raccontare. Anche questo libro ha delle interessantissime discussioni filosofiche, riflessioni filosofiche, meno secondo me centrale questo aspetto rispetto a Dissipazio HG, ma comunque è importante il momento della riflessione filosofica. L'io narrante è un io neutro, è un io che non è un vero e proprio personaggio, questo anche un po' in Dissipazio HG, ma qui ancora di più, è veramente un essere neutro che inizia a far parte con tutto se stesso di questa palude, inizia a parlare la voce della palude. Ed è un libro, secondo me, perfetto anche per chi ama il weird, per chi ama l'horror, per chi ama Ligotti, perché questa immaterialità, questa fumosità, questo essere un libro estremamente astratto nelle descrizioni, nei luoghi che sono presenti, nel luogo che racconta, è inquietantissimo. Un libro veramente inquietante che riesce a disturbare per la sua per il suo essere estremamente vago, ma anche molto preciso nelle descrizioni, nel rappresentarci un posto altro. Credo che tutti gli scrittori di narrativa horror contemporanea si dovrebbero confrontare con questa opera di Manganelli, che io reputo appunto formidabile, e la consiglio essenzialmente a tutti, per quanto sia sicuramente un libro difficile da leggere, difficile da digerire tutto insieme, un libro breve ma veramente densissimo nelle descrizioni, nelle riflessioni filosofiche e nella lingua. Ma questi sono i libri secondo me validi, i libri in cui vorrei vivere e leggere sempre questi libri qua. Non so se Manganelli ha scritto altro simile a questo, non so se la sua poetica sia simile a quest'opera, se sia una poetica appunto impermeata su le visioni infernali, su... Sì, penso di sì, penso potrebbe esserlo. E sicuramente Manganelli, traduttore di Edgar Allan Poe, un po' di curiosità ce l'aveva nei confronti della narrativa horror, non c'è dubbio secondo me. Quindi proseguirò con quest'autore e vi farò sapere nei prossimi video quale altro libro suo leggerò. Probabilmente leggerò Dall'Inferno, credo si chiami, è un altro libro che mi ispirava molto, che secondo me è attinente a livello di temi. Poi Ilaro Tragedia, che è la sua opera più famosa insieme a Centauria. E, ma insomma, vi farò sapere su questo autore di cui non si parla mai, non trovo mai nulla su YouTube. E per me, da questo libro, una delle voci italiane migliori che abbiamo mai avuto, un libro da portare, un autore da portare sul palmo della mano. Se gli altri sono belli tanto quanto questo, veramente abbiamo un autore davanti a cui mi inchino, e una prosa sublime, assolutamente.